La Fondazione delle Genti d'Abruzzo, l'Institut de Haute Formation en Politique Communautaire e Internet Web Solution, insieme nel progetto Digimuse, cofinanziato dal programma Erasmus Plus e la Commissione Europea. Un'esperienza durata 2 anni che ha focalizzato l'attenzione sugli strumenti da approntare per rendere il più possibile fruibili anche i musei più piccoli. La parola d'ordine resta l'innovazione. La finalità principale era quella di verificare se e come gli strumenti digitali vengono utilizzati nei musei italiani ed europei per facilitare l'inclusione e i servizi educativi. Ovviamente, dato che abbiamo migliaia e migliaia di musei, abbiamo ridotto il campo, il nostro focus, sui musei medio-piccoli come grandezza e demoantropologici. Quindi abbiamo preso a modello proprio il Museo delle Genti d'Abruzzo e abbiamo cercato di individuare in Italia e in Europa musei appunto storici, comunque antropologici, piccoli, per verificare appunto come questi strumenti digitali sono stati utilizzati. Potenziare la funzione educativa, aumentare le opportunità di accesso al programma Erasmus Plus, ma soprattutto promuovere, come nel caso del progetto Digimuse, la collaborazione internazionale. Abbiamo progettato con i nostri partner europei, quindi con un partner belga e uno spagnolo, e insieme abbiamo creato una base e una possibilità di rete per tutti i piccoli musei. Quindi oggi abbiamo realizzato un prodotto che può mettere insieme oltre 100 strutture, 100 musei come i nostri, della nostra entità, sono musei di tipo regionale, e tutti insieme possiamo appunto riconsiderare e riprogettare un accesso diverso, anche legato ovviamente alla digitalizzazione. L'obiettivo è la dematerializzazione fondamentalmente? Sì, anche, cioè la possibilità di avere un'esperienza con i piccoli tesori presenti in tutti i musei, immaginate di un'Europa antica, di una bellissima rete museale, e tutti insieme possiamo appunto riconsiderare questo accesso anche attraverso la digitalizzazione.